discorso dell'ambiente in generale, lo diceva prima, mi penso il professor Setti, dell'ambiente in generale sì, la risposta è stata le rinnovabili. Però mentre le rinnovabili, a parte che non danno una continuità energetica, e noi ne sviluppiamo molte, come, anche come Eni, non danno una continuità energetica, hanno una densità energetica molto bassa, quindi devono occupare tantissimo spazio. Uno spazio che ovviamente aiuta le emissioni, però non aiuta alla conservazione, no, non solo del paesaggio, ma dei siti, dell'agricoltura, quindi del territorio in senso lato. Quindi le rinnovabili sono una soluzione non completa da un punto di vista energetico e in grande conflitto con tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi con la forma, con la terra, col viso di un territorio, con la faccia di un territorio che deve essere preservata e non può essere né sfregiata né cambiata perché non la possediamo.